Ciao Caterpies, bentornati per un'altra puntata sul canale iCaterpie. Quest'oggi torniamo indietro a Nike e andiamo a vedere il mazzo che ha vinto nella categoria Junior. Sto parlando di Arceus Regidrago. Prima però, sigla. Bene, eccoci qua a vedere insieme la lista di questo Arceus Regidrago. Allora, premetto dicendo che io alla lista ho fatto due modifiche. Le due modifiche sono, ho aggiunto il secondo Giratina e il secondo Noivern a scapito del Duraludon e del Garchomp che erano all'interno. Perché ho fatto questa cosa? Principalmente perché detesto giocare troppe carte in monocopia e il pensiero di dover sfruttare il Regidrago per copiare 5 attaccanti, tutti monocopia, non mi piaceva per niente. Per cui, visto che comunque gli attaccanti che utilizziamo di più sono Giratina e Noivern, nell'occorrenza anche Goodra, ho deciso di puntare tutto e sfruttare per l'appunto quelli e tenere quelli come linea di base. Perché questo mazzo può avere senso adesso e non lo aveva prima? Per il Noivern. Perché? Il Noivern attacca, col primo attacco fa 70 e non può essere attaccato dai base. Col secondo attacco sono 140 e l'avversario non può giocare stadio ed energie speciali. Questo cosa significa? Significa che nel momento in cui stiamo giocando contro un Lost Box, abbiamo oltre al Goodra che dà un enorme fastidio, abbiamo anche il Noivern che impedisce se un altro di essere attaccati. Tutto questo sfruttando comunque il Regidrago che ha i 2,80 di vita, per cui comunque mena e all'occorrenza può cambiare attacco. Contro mazzi come Gardevoir invece non è affatto male il pensiero di sfruttare il secondo attacco con la pick in gioco, è davvero complicato per il nostro avversario riuscire a gestire poi la situazione. Il tutto contornato da quello che è il fantastico mondo Arceus. La differenza rispetto alle altre liste che avevo visto in precedenza di questo mazzo è quella linea 2-2-1 Gallade, che ci permette intanto ovviamente di pescare e scartare all'inizio con Kirlia, ma soprattutto col Galadriel di andare a prendere le carte supporter all'occorrenza che servono, vedi Judge, Yono, Boss, perché no anche Ryan se ce l'abbiamo nel mazzo. La lista di per sé non penso di averla cambiata granché, le energie sono le stesse, la linea di Ball sono le stesse, il mazzo sfrutta Squawkabilly all'inizio, io amo Squawkabilly per cui qualunque cosa giochi Squawkabilly per me è sì. Dove mi sono trovato male a giocare questo mazzo? Il mazzo ha 200 problemi. Primo tra tutto il fatto che per riuscire a far gestire, cioè per riuscire ad attaccare con il Regidrago al secondo barra terzo turno, al terzo turno, non dico che devono allinearsi i pianeti, ma devono andare bene davvero tante cose, perché abbiamo poche carte per andare a prendere le evoluzioni. Non è colpa del mazzo, povero, è semplicemente che in formato ci sono poche carte per andare a prendere le evoluzioni, per cui dobbiamo essere fortunati a pescarle. Le energie sono difficili da far quadrare, mi sono trovato davvero in difficoltà perché con le 5 erba e le 3 fuoco, una nei premi, una la diamo per Arceus, è davvero complicato riuscire ad attaccare con due Regidrago nel corso della partita, per cui soprattutto contando che la linea Regidrago è un 2-2 e noi abbiamo tantissimi modi per scartare il V-Star tra le Research e le Ultra Ball. Insomma, il mazzo ha tantissimi problemi, però vabbè, ovviamente è stato giocato e ha fatto bene la categoria Junior, per cui è un mondo diverso rispetto ai Master. Ci sono tutta una serie di considerazioni da fare sull'età, principalmente dei giocatori. E sono molto stupito che un mazzo comunque complicato come questo sia riuscito a far bene tanto di cappello al vincitore. Non c'è. Sicuramente nella categoria Master ci sta che faccia un po' più di difficoltà, perché il più delle volte pecca di consistenza. Io personalmente non sono un fan della peccata di consistenza, soprattutto in tornei importanti come può essere stato il Nike e come sarà il Mondiale. Il mazzo però è sicuramente interessante, io mi ero rifiutato finora di portare il Regidrago perché non c'era motivi, nel momento in cui ho fatto un risultato, anche sia questa una categoria Junior, comunque penso che sia assolutamente doveroso andare a vedere come funziona. Per cui, Arceus Regidrago, andiamo a vedere come funziona, qualche bella partita. Ciao Caterpies, questo canale è sponsorizzato da TCG Park, il nuovo negozio online per la vendita di buste e accessori per i giochi di carte collezionabili. Su questo sito troverete prodotti sempre disponibili a prezzi incredibili. Cogliete al volo l'occasione, scegliete TCG Park. Keima, eccoci qua. Allora,
Arceus Regio di Drago, tutto quello che è il fantastico mondo Arceus contornato dal mondo Drago. Chiaro, la combinazione delle energie rende il tutto più complicato, nel senso che avessimo a disposizione la doppia Drago come c'era prima, sarebbe più semplice. Grazie, giustamente dite voi, no? Però, insomma, sono tante carte che abbiamo perso, soprattutto gli Evaroma, e il Noivern è quasi abbastanza. Allora. Mano molto poco interessante. Direi che posso andare di Nestball per Spiritomb, Judge Patto sulle Peak e vedere se salta fuori qualcosa di più interessante di questo. Vabbè, qui il mio avversario sta giocando Mew, per cui mi aspetto che per i prossimi 10 minuti io possa tranquillamente non interessarmi della partita. Judge da 4, stai giocando contro Mew, tra la patta e lo spirito, mi aspetto che faccia, che abbia almeno un po' di difficoltà nel far saltare fuori tutto quello che gli serve. Il mio prossimo turno cosa sto cercando? Arceus energia, chiaramente in 4 carte è complicato, però come vedete non ho trovato granché. Preferisco dare fastidio a lui nella speranza di rallentarlo il più possibile. Non ha segnato energie. Niente energia anch'io. Allora, non è andata bene. Vediamo se riesco a guadagnare qualche turno con le carte che spero abbia mancato un avversario. E comunque cambiare stadio non gli basta, perché c'è lo spirito, non gli serve sia cambiare stadio sia l'elesa per pescare. Per cui in quelle 5 carte ci devono essere almeno un modo per togliere la stadio e l'elesa. Poi successivamente pescando dovrà arrivare anche il Mew, Vmax e la doppia. Sono un po' di carte, insomma. Una arrivata. Vediamo se ce n'è anche l'ESA. Judge. Va benissimo. Il mio avversario questo turno non pescherà. Scarta le prime 3 carte del mazzo. Se ci sono delle energie, assegna questo Pokémon. Fusion davanti. Non esattamente la mossa migliore. Perché l'avesse data almeno al Genset, avrebbe potuto pescare. Vabbè. Fare il primo attacco, cercare un'energia. Comunque, magari anche Fusion da dare al Genset. O eventualmente anche la doppia dal Mew se c'ha il Vmax. Io darei la Fusion. Fusion davanti non l'avrei mai data. Il mio avversario non ha niente, per cui fare questo judge mi dà abbastanza fastidio. Però è anche vero che non ho niente neanch'io. Peccato, vabbè. Ho già usato entrambi i judge. Dunque, scarto una, pesco due. Durante il tuo turno puoi scartare le prime 7 carte del tuo mazzo, poi puoi riprendere 2 carte dal piede di scarti in mano. Io penso che lo farò. Questa sarà quella la mia giocata del prossimo turno.
dove voglio arrivare? Voglio arrivare a fare Ryan e attaccare con quello. Allora, mio avversario si trova di nuovo nella situazione di prima. Doppia da dietro. Ah, io ovviamente posso fare il vista soltanto se lui toglie la stadio, chiaramente. Max Miracle. Ve l'avevo detto che questo mazzo aveva un sacco di problemi di consistenza, ve l'avevo detto. Energia. Scarto una, pesco due. Non so onestamente cosa dire. È complicato come cosa. Seal. Penso sia il mio quarto barra quinto turno. Non sono ancora riuscito ad attaccare una volta. Allora, sta facendo... Penso che arriverà il boss, verosimilmente. Boss sul Rage Drago dietro. Arrivato a questo punto, lui ha già i Mew carichi, mi sembra la mossa migliore. Cioè, cambiare la stadio nel momento in cui ha già due energie fuori sullo Spiritomb non mi sembra la mossa migliore. Io energie non ne ho qui. Come vinco questa partita? Carico un altro Regidrago? Boh. Ah, sicuramente Ultra Ball, scarto l'erba e un'altra. E quella che pesco, direi. Allora, non ho l'altro Regidrago. Sono molto poco felice di questa cosa. Ryan e prendo Yon, pesco qualcosa. E direi energia dietro. Al momento il V-Star me lo tengo perché... Non so, contando che lui non può pescare, io non penso che lui possa farmi questo KO.
Io adesso attacco. Copio Gudra. Ho deciso di usare Gudra per prendere qualche turno. Mi sembrava la mossa migliore. E adesso paro di 80. Ritirava a 0, per cui non mi è chiaro lo switch, però. Tablet. Io ho disperatamente bisogno di un attaccante. Boss. Sul Regidrago. Questa mossa potrebbe farmi vincere la partita. Vediamo. Io qui ho Yon da 2 con ancora lo Spiritomb. Ho ancora il V-Star, però recuperare due carte al momento non mi serve. Legacy Star. Allora, prendo le carte in mano. Una. Due. Ok, spero che in quelle due carte non abbia trovato boss e tablet, sostanzialmente. Allora, a me non è cambiata la situazione, nel senso che il Rolling Iron penso ancora che sia la scelta migliore. Energie speciali ne ha già un sacco, cambiare energia non mi cambia niente, per cui vado ancora di Gudra. Mi direi che sicuramente resisterà un attacco. Mi fa 100, 210. Se mi attacco ancora avanti sono 190, meno 80, sono 110. Cerchiamo di capire se può arrivare a farmi 170 dopo. Vabbè, questo qua lo deve ritirare. Per cui sono in realtà 2,10 meno 80 sono 130. Deve farmi 150 dopo. Penso sia complicato comunque tirarmi fuori 150 danni senza riuscire a pescare. Ok, non so in realtà. Allora, probabilmente sta leggendo. Ok. Adesso vediamo se manda Mew o manda il Genesect. Ok. Io non gli faccio granché in mano, onestamente, adesso. Visto che lui abbia perso adesso un attimino un po' di tempo per leggere tutti gli attacchi che potevo fare eventualmente. Perché allora, cosa mi aspetto succeda? Mi aspetto che lui mi attacchi adesso. Con col Genesect.
per cui sono 100, 130. Ok. Io voglio fare KO. Voglio fare KO davanti. Uno, due. Prendo questo. C'è ancora un boss. Sì. Ok, la mia idea è faccio KO adesso davanti. Lui per farmi KO gli serve. Gli servono due tablet. In tre carte. Io in questo momento non glieli faccio. Io due tablet in mano in tre carte, contando che uno è già andato, non glieli faccio, per cui scelgo di giocarmela così e spero di pescare il boss dopo. Mio ritira a zero, per cui uno vale l'altro. Va bene, Deoxys non mi cambia niente. Ah, penso che il suo dare l'energia al mio all'inizio sia stato un errore, più che altro perché è vero che adesso c'è la pick, però magari le fusion ai genset gli avrebbero dato più possibilità di attaccare. Forse si è spaventato con col Noiver, pensava di non riuscire a dare l'energia. Chiama davanti Arceus, vediamo se lo attacca. Ah, se ritira e attacca... Ha perso perché ritiro, attacco e vinco. Ok, la sua speranza è che io non abbia l'energia. E ci sta perché non l'ho assegnata allo scorso turno. Per cui non è una mossa sbagliata. Perché alla fine di grande win condition non ne aveva, soprattutto contando quello che aveva in mano. Invece scappa. Decidi di copiare l'attacco di Mew e scappare via. Vabbè, a ridarmi Mew è sbagliato. Doveva darmi Deoxys. Perché io questo KO ce l'ho. No, qui contano che aveva già dato l'energia, doveva darmi Deoxys. Io ho ancora il Rolling Iron. Prendo due premi e mi aspetto che sia molto complicato per lui adesso riuscire a vincere questa partita. Anche avesse energia e boss comunque non basterebbero perché sarebbero 140 danni dietro. Ok. GG. Che fatica. Che fatica. Allora, che cosa ci ha fatto vincere la partita? Lo Spiritomb. Sicuramente lo Spiritomb è il motivo per cui siamo riusciti a vincere la partita. E la capacità di sfruttare un attaccante come Gudra. Che in generale io sono sicuramente di parte, adoro Gudra come Pokémon eccetera, ha fatto sicuramente differenza. Quello che è venuto fuori da questa partita, e nel momento in cui deciderete di attaccarlo, di giocare questo mazzo, penso che vi capiterà spesso di notare, è una, esattamente come avevo detto in fase di deck building, una profonda inconsistenza, ma non tanto perché, peraltro, il discorso è che
è proprio complicato da tirar fuori. Cioè, se guardate le altre versioni di Arceus, hanno tutte Arceus più attaccanti. Nel momento in cui gli attaccanti sono carichi, non hanno bisogno di nient'altro, semplicemente devono preoccuparsi di tirar fuori l'attacco migliore possibile che possono fare. Qui è vero che Regidrago ti permette di avere una versatilità incredibile, perché a seconda della partita che hai di fronte ti permette di usare il Giratina per fare KO, il Gudra per andare difensivo, il Noivern per essere fastidioso. È sicuramente ottimo nel momento in cui funzioni tutto. Purtroppo, con le carte che ci sono adesso in formato, questa è forse la versione migliore che si può trovare, contando che ha vinto Nike, sono abbastanza sicuro di sì, ma stiamo comunque parlando di una versione che fa davvero tanta fatica a far quadrare i conti in fase di setup. Cioè, questa partita è venuto fuori tutto quello che era il problema complessivo. Regidrago, una volta che arriva, è un buon attaccante. La versatilità che ti offre è sicuramente interessante. Il problema è arrivarci, però insomma, bisogna vedere se è un compromesso accettabile o meno per voi. Allora, buona vittoria. Tutto quello che avevo annunciato si è poi visto in fase di gioco. Io non mi aspetto di vedere Regidrago al mondiale, è un mazzo che nella categoria Master non si è mai visto per tanti e validi motivi. È un mazzo sicuramente interessante che, qualora qualcuno piacesse, può sicuramente decidere di approfondire. Il Noivern cambia le cose. Io prima dell'arrivo del Noivern è un mazzo che non avrei mai preso in considerazione. Il Noivern effettivamente cambia le cose, perché vi permette di gestire un po' meglio alcuni matchup che sarebbero altrimenti antipatici, per cui buono. E niente, questo è quanto, lista come solito in descrizione. Io spero che il video e il mazzo vi siano piaciuti. Come fosse, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto col prossimo video e tutte le serie live su Twitch. Ciao Caterpies.